nel tutorial di oggi vediamo come fare questo sacco ad uncinetto. È un sacco con la base rotonda. Questa è la seconda parte del tutorial per fare questa decorazione natalizia, ma nel tutorial vi mostro come fare il sacco di qualunque dimensione vi serva. Quindi se anche dovete fare un sacco grande, molto grande, potete usare questo tutorial. Ed ora non perdiamo altro tempo e mettiamoci all'opera. Per fare il sacco cominciamo da un anello magico, facciamo un giro intorno al dito con sopra il filo che va verso il gomitolo, teniamo questo filo, passiamo sotto al filo corto, estraiamo il filo lungo e facciamo una catenella. E nel primo giro lavoriamo 6 punti bassi. Tiriamo il filo e chiudiamo il cerchio. La base del sacco è rotonda e lavoriamo a spirale, quindi marchiamo l'inizio di ogni giro con un pezzo di filo o con un marker e lavoreremo 6 aumenti in ogni giro. Nel giro 2 lavoriamo 6 aumenti, 2 punti bassi in ogni punto. Nel giro 3 lavoriamo un punto e un aumento, 2 punti bassi nel secondo punto. E ripetiamo un punto, un aumento per tutto il giro. Nel giro 4 lavoriamo 2 punti, 1, 2 e un aumento. 2 punti nel terzo punto. E ripetiamo 2 punti, un aumento per tutto il giro. Continuiamo a lavorare giri con 6 aumenti in ogni giro e se nell'ultimo giro abbiamo lavorato 2 punti, un aumento e abbiamo ripetuto per tutto il giro, nel giro successivo lavoreremo 3 punti, un aumento e ripetiamo, poi 4 punti, un aumento e ripetiamo, 5 punti, un aumento e ripetiamo e così via, fino a raggiungere la grandezza più o meno che ci serve per la base del sacchetto. Quindi per questo sacchetto io mi fermo qui a 5 punti, un aumento, ma se lo volete più grande andate avanti, lavorate 6 punti, un aumento, 7 punti, un aumento, 8 punti, un aumento e così via. E arrivate fino ad avere quasi la grandezza della base che volete per il sacco. Come vedete, lavorando 6 aumenti in ogni giro, uno sopra l'altro, la forma non è rotonda ma è esagonale. Quindi noi ci fermiamo a lavorare questi giri un giro prima della grandezza che ci serve per il sacco e l'ultimo giro, che per me è quello in cui lavoriamo 6 punti un aumento, per voi potrebbe essere 9 punti un aumento, 10 punti un aumento, non lo so, in quest'ultimo punto spostiamo gli aumenti. Quindi nel prossimo giro io dovrei lavorare 6 punti un aumento, anziché lavorare 6 punti un aumento lavoro un aumento 6 punti, quindi anche voi nell'ultimo giro lavorate la ripetizione che dovete lavorare, quindi il numero di punti che dovete lavorare, però anziché lavorare nel mio caso 6 punti un aumento, l'aumento lo mettiamo all'inizio, lavoriamo un aumento e i punti che dobbiamo lavorare, che per me sono 6, per voi potrebbero essere un altro numero, 6 punti. E ripeto per tutto il giro, un aumento, 6 punti. Alla fine di questo giro la lavorazione non è perfettamente rotonda ma non è nemmeno esagonale come era prima e per il sacco è più che sufficiente così. Da qui in poi lavoriamo senza aumenti lavorando il punto canestro. Lavoriamo una catenella
saltiamo un punto e nel successivo lavoriamo un punto basso. E questa è la ripetizione che ripetiamo per tutto il giro. Una catenella, salto un punto basso. Una catenella, salto un punto basso. E così per tutto il giro. Alla fine lavoriamo un punto basso nell'ultimo punto e da qui in poi lavoriamo solo negli archetti di una catenella che abbiamo lavorato nel giro precedente. La ripetizione è sempre la stessa, una catenella, un punto basso nell'archetto, una catenella, un punto basso nell'archetto. E andiamo avanti a lavorare giri come questo. A spirale continuamente fino a raggiungere l'altezza che ci serve per il nostro sacchetto. Io per questo sacchetto lavorerò 17 giri di questi. Ho lavorato tutti i giri che volevo per il mio sacco. Qui non serve mantenere il segnapunti, possiamo andare anche ad occhio. Quando riteniamo di avere l'altezza che ci serve per il sacchetto, chiudiamo il giro con un punto bassissimo dopo aver fatto la catenella, un punto bassissimo nel successivo archetto. Una catenella di sicurezza e tagliamo il filo. E questo filo lo nascondiamo sul retro del lavoro attraverso i punti. La corda che lega il sacco ho fatto una striscia di catenelle e la mia è lunga circa 50 catenelle, ma anche questo dipende dalla grandezza del sacco che abbiamo fatto. La fine del lavoro la lasciamo dietro e iniziamo con un ago senza punta bello grande ad infilare la corda all'altezza che preferiamo. E andiamo dentro e fuori per gli archetti. Io salto un archetto, entro nel successivo e poi esco subito, ma voi potete ovviamente metterlo come preferite. E quando arriviamo alla fine del giro, siccome stavamo lavorando a spirale, scendiamo di un giro per mantenere l'altezza che abbiamo dato alla corda. Vi faccio vedere come fare la stellina con il filo verde perché lo vedete meglio rispetto che con il filo bianco. Facciamo un anello magico e la ripetizione che ripetiamo per 5 volte è un punto basso, un punto alto, una catenella, un punto bassissimo in questo filo che c'è di fianco al punto alto, questo, un punto bassissimo nel filo che c'è appena sotto, questo. E questa è la ripetizione che ripetiamo per 5 volte. Quindi adesso un punto basso nel cerchio, un punto alto, una catenella, un punto bassissimo in questo filo che c'è di fianco del punto alto e un altro punto bassissimo nel filo successivo. E questa è la ripetizione che ripetiamo per 5 volte in totale.
E alla fine lavoriamo un punto bassissimo nel primo punto basso del giro. E tiriamo il filo del cerchio magico per chiuderlo. Tagliamo il filo lungo in modo da poter cucire la stellina al sacco. Cuciamo la stellina al sacco nella posizione che ci piace di più, dando qualche punto. Riempiamo il sacco con un po' di ovatta e vi mostro come lo chiudo io, ma ovviamente voi potete chiuderlo come preferite. Il sacco è pronto, da qui in poi potete decorarlo, ricamarlo come preferite. Spero che questo tutorial vi possa essere utile. Come sempre, se rifate questo sacchetto, se usate questo schema, fatemi vedere i vostri lavori. Sapete che amo vedere quello che fate. Potete taggarmi in Instagram oppure nel mio gruppo Facebook. Trovate tutti i link nella descrizione del video. Come sempre, vi ringrazio moltissimo di avermi seguita anche in questo tutorial. Se non l'avete ancora visto, andate a vedere il resto del tutorial per fare il folletto nel sacco. Io vi ringrazio, ci vediamo lunedì prossimo con un nuovo tutorial e nel frattempo, come sempre, vi mando un grandissimo abbraccio e un bacio.